Ciao a tutti, sono Diego e siete di Voci.fm. Il doppiatore che ascolterete oggi è Riccardo Peroni, l'inconfondibile voce del Joker nella serie animata di Batman. Cominciamo. Reggiti forte. Voci.fm, il sito delle voci. Qual è il personaggio che ha doppiato a quale è più affezionato? Beh, chiaramente Joker. Lo faccio da 22 anni, quindi... Sono settimane che spedisco sacche del mio sangue in tutti gli ospedali di questa città. Dopodiché ce ne sono tanti, anche a Ratatouille, il film, c'è lo Skinner, il cochino. Se vai a vedere la lista sul computer, tanti ho detto, Dio, ho fatto tutta quella roba lì. Il ratto, l'ho visto, sì, un ratto proprio accanto a te, va fuori. Vi è mai capitato di doppiare qualcuno nei programmi TV? Ho fatto la roba delle case, poi c'è stata una cosa di automobili, poi c'è stato dei Masterchef Australia dove si parla di cucina, un altro cuoco proprietario di un ristorante di Londra che prima aveva fatto delle puntate sulla cucina caraibica, adesso invece abbiamo fatto altre puntate dove l'Orient Express insomma, gira per l'Europa. Come è nata la passione per il doppiaggio? È nata dopo, cioè io ho cominciato col teatro e ho continuato sempre col teatro, ma abbandonato. A Milano il doppiaggio è arrivato molto dopo che a Roma, quando ho aperto la prima casa di registrazione che era la ADC, chiamarono quelli sulla piazza, insomma, quelli che vivevano a Milano ed erano disponibili. E da lì abbiamo cominciato, insomma. Infatti noi non abbiamo fatto corsi, ascoltavamo quei più bravi, entravamo in sala, cominciavi a fare le parti piccolissime, i brusii, poi le battute, poi dopo pian piano, a seconda del timbro della voce, della bravura o meno, poi ti facevano fare i ruoli. Demetrio Mandolini, funzionario di secondo grado. Mi sembra però che l'ingresso tardivo della nostra nuova affiliata metta in evidenza una situazione a dir poco confusa. Voci.fm, il sito delle voci. Può dare qualche consiglio veloce ai futuri doppiatori? È un mestiere, cioè, quindi bisogna impararlo. Non è che uno si alza al mattino e dice adesso doppio, oppure faccio un attore. Sì, tanti ci provano, alcuni bloccano anche, però poi bisogna recitare, cioè, bisogna imparare certe tecniche e la fatto. Ma nessuno nasce imparato, come si diceva, e si studia, si impara. Sì, possiamo dire che un doppiatore alla fine è anche un attore. Anche se è diverso dal teatro, perché il teatro tu inventi comunque un personaggio, è scritto, però ci butti del tuo, suggerimenti del regista, la lettura che dà la regia e poi tutti i compagni di lavoro messi insieme, cioè devi fare un grande quadro. Nel doppiaggio è già fatto, cioè devi ricalcare quello che ha fatto il disegnatore invece che l'attore che ha doppiato la prima volta, cioè che è, e quindi devi solo andarci sopra, poi certo bisogna farlo bene. Su Batman, tranquillo, non ti ucciderà. Io ringrazio Riccardo per questa interessante intervista di Voci.fm. Ciao a tutti. Voci.fm, il sito delle voci.